Arriva alla 40ª edizione la rassegna dedicata alla canzone d'autore organizzata dal Club Tenco al Teatro Ariston di Sanremo dal 20 al 22 ottobre. Sul palco dell'Ariston alcuni dei nomi più importanti della canzone d'autore italiana e non solo come ospiti e per ricevere il premio Tenco la carriera, ma sul palco ci saranno anche gli artisti che verranno premiati con la targa Tenco, i premi consegnati da una giuria di 230 giornalisti. La targa Tenco come miglior disco d'esordio è andata a un giovane, si chiama Motta, Francesco Motta. Lui l'avevamo già conosciuto come cantante e autore delle canzoni dei Criminal Jokers. Francesco Motta si fa chiamare semplicemente Motta. Benvenuto a Motta Radio Gold per parlarci di questo suo nuovo lavoro. Buon pomeriggio a voi. Dicevamo che ti avevamo già conosciuto come voce e autore dei Criminal Jokers. Questo è il tuo disco d'esordio da solista. Vorrei innanzitutto proprio partire da qui e chiederti qual è stata la molla, l'esigenza che ti ha spinto a uscire con nome e cognome come solista. Ma diciamo che è finita un po' un'adolescenza, quindi avevo bisogno di altro, avevo bisogno di guardarmi dentro e farlo da solo, insomma. Poi in realtà solo non sono, per cui è stato solo un cambio di rotta, diciamo. In effetti il disco si chiama La fine dei vent'anni, credo che tra i significati di questa frase ci sia anche questo fine di un periodo della vita che appunto individui come l'adolescenza. Sì, l'adolescenza maschile che arriva, diciamo, alla fine arriva 10 anni dopo di quella normale delle donne, insomma. Siamo un po' più lenti come al solito. Dicevamo i Criminal Jokers, in realtà nella tua carriera non ci sono solo loro, tu hai collaborato con tantissimi nomi e band del mondo del rock e non solo italiano, dai Zen Circus a Nada, e hai sempre ricoperto soprattutto ruoli diversi in queste tue varie partecipazioni. Quanto ti sono serviti tutti questi lavori nel tuo bagaglio passato per arrivare a questo disco? Diciamo tantissimo e in maniera diversa tutti, diciamo con gli Zen è stata la prima esperienza come fonico, come fare un tour vero e proprio. Loro erano un momento in cui avevano fatto il disco Andate tutti a fanculo, che andava molto bene. Con Nada invece ho iniziato a suonare la tastiera, chitarra e basso, insomma, quindi in altre vesti, però tutte, insomma. Anche con Giovanni Truppi è stata l'ultima esperienza che ho fatto, è stata bellissima anche quella, lui è veramente forte, insomma. A proposito di collaborazioni, anche in questo disco ce ne sono alcune, ma una spicca credo sulle altre, che nelle vesti di produttore artistico Riccardo Sinigaglia. Qual è stato l'aiuto che ti ha dato in veste di produttore e anche come musicista? Produttore, musicista, cantautore, psicologo, amico, e che più ne ha più ne metta. È stato fondamentale, cioè innanzitutto alcuni pezzi proprio li abbiamo scritti insieme, quindi è proprio coautore dell'album oltre che produttore. E poi diciamo che ha messo, fra virgolette, in ordine, diciamo, il disordine che avevo in testa io e che non avrei mai sarei mai riuscito a portare a termine da solo in questo modo qui, insomma, è stato veramente fondamentale. Dicevamo dell'uso solo del cognome per uscire con il disco solista, una foto in copertina che è un tuo primo piano, molte canzoni parlano più o meno velatamente di te e della tua famiglia. Questo sembra davvero un disco in cui tu hai messo davvero tutto te stesso. Assolutamente, assolutamente sì, da, appunto, come hai detto, dalla copertina tutto con Riccardo. Riccardo mi ha costretto a tirare fuori il cuore, diciamo, e metterlo sul tavolo, insomma. Quindi non è stato facile, però non ci sono trucchi nel mezzo, insomma. Dicevamo del titolo che conduce alla fine dell'adolescenza, in un'altra canzone parli quasi già di paura di invecchiare, se non sbaglio, in prima o poi ci passerà, giusto? Sì, insomma, anche di perdere i capelli, insomma, è una cosa di cui se ne parla poco, però gli uomini hanno paura di perdere i capelli, insomma, quindi però è bello invecchiare, a volte è anche bello perdere i capelli, insomma. Conosco persone che sono più belle pelate che con capelli, insomma, non è il mio caso per ora, però chissà. Si è detto a proposito di questo disco che rappresenta il tuo passaggio alla maturità anche come artista. Tu, mentre componevi queste canzoni, hai percepito questo passaggio?
No, perché lavoravamo talmente tanto io e Riccardo che proprio non ci pensavamo. Non ci potevo pensare, insomma, come chi ha voglia, nella voglia di essere maturo che ti fa diventare maturo, insomma, come la voglia di fare belle canzoni, lavorare e poi ti accorgi di averlo fatto. Da questo punto di vista, tu continui a sentirti come la voce, l'autore di una band, oppure adesso sei un cantautore? Se cantatore vuol dire chi canta, cioè, diciamo che canto le canzoni che scrivo, sì, insomma, non so cosa vuol dire. Di solito quel termine lì lo associo spesso a cose, diciamo, molto chitarra e voce, però in realtà sono fisse mie, in realtà c'è un lavoro dietro la musica molto, molto importante, insomma, che va ovviamente a cambiare anche il testo, insomma, quindi, insomma, non lo so, sì, insomma, rispondo di sì, sono un cantatore, sì. E invece per quanto riguarda l'approccio al live, sarà ancora energico, fisico come quello con i Criminal Jokers o sarà più un approccio da cantautore, appunto? Ci saranno più dinamiche, quindi il forte ora diventerà molto più forte di quello che facevo con i Criminal, proprio perché faremo dei pezzi in cui suoneremo più piano. A questo punto la storia dei Criminal Jokers può considerarsi conclusa oppure ci sono possibilità che ritorniate insieme? Non lo so, insomma, non è, diciamo che la priorità per tutta la mia vita sarà questa cosa qui, insomma, magari un giorno ci rincontreremo e abbiamo un bellissimo rapporto ora, per cui, insomma, non mi sento di dire, è come quando ti lasci da una ragazza, insomma, che ci metti un po' a dire che è finita, insomma, però ora ce n'ho un'altra. Dicevi appunto dell'apporto di Riccardo Sinigaglia anche come autore, ti accompagnerà anche in concerto? Quali sono i musicisti che avrai al tuo fianco dal vivo? Musicisti, al mio fianco ora in questo momento c'è Leonardo Milani che suona le tastiere e i cori, Giorgio Maria Condemi alla chitarra e Cesare Petulicchio alle batterie e all'elettronica. Insomma, poi ora stiamo facendo due concerti per cui ci sarà anche come ospite Laura Zilli, che è compagna di Riccardo, no? Che è bassista incredibile, insomma. La fine dei 20 anni, questo è il titolo d'esordio di Motta, con cui si aggiudica la targa Tenco come opera prima. Motta presenterà il disco al Teatro Ariston di Sanremo all'interno della rassegna della canzone d'autore organizzata dal Club Tenco nella serata del 20 ottobre. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito clubtenco.it dal 20 al 22, la 40ª edizione della rassegna della canzone d'autore.